Continuiamo a parlare di trasporto pubblico locale perché questa mattina il segretario della Lega Lombarda Matteo Salvini ha incontrato proprio i lavoratori dell'ATM esasperati ormai per i continui episodi di illegalità e di violenza. E Salvini ha detto anche che la Lega proporrà di assegnare l'Ambrogino d'oro proprio ai lavoratori dell'ATM. Sentiamo dunque il segretario lombardo. Matteo Salvini, serve più sicurezza per chi si occupa di sicurezza nelle metropolitane milanesi? Sì, bisogna tutelare in primis i lavoratori dell'ATM, chi lavora in metropolitana, i macchinisti, i controllori, gli agenti di stazione. Sono allo sbando, si pigliano schiaffi, sputi, calci, insulti. L'azienda non li difende, il comune non li difende, non possono reagire, sono in pochi, non hanno strumenti, non hanno divise, sono sotto organico. E quindi proposte, e quindi rimettere i vigili urbani, almeno 100 agenti di polizia locale in metropolitana, linea 1, linea 2, linea 3, a lavorare, a controllare, a far sicurezza invece di dar multe 24 su 24 lavorino per la sicurezza in metropolitana, aumentare l'organico, togliere qualcuno dagli uffici e metterlo in stazione e assistere legalmente e assicurativamente i dipendenti ATM che facendo il loro lavoro finiscono in ospedale, purtroppo accade troppo spesso. E se non sono sicuri i lavoratori dell'ATM, figurarsi i passeggeri, ci sono troppe aggressioni, troppi scippi, troppe molestie, troppi furti, insomma. Viaggiare in metropolitana a volte è un'impresa. Con l'aumento dei biglietti, con l'aumento degli abbonamenti, il servizio peggiora, c'è qualcosa che non funziona. Quindi o si danno una sveglia in comune, in ATM, oppure i lavoratori che stanno raccogliendo centinaia di firme si organizzeranno da soli. Hai intenzione di fare un esposto? Sì, noi esporremo alla Procura della Repubblica i troppi episodi di violenza di cui sono vittime lavoratori e passeggeri. Non è possibile, chiederemo l'Ambrogino d'oro per tutti i lavoratori di ATM, perché fare lavoratore di ATM sugli autobus, sulle metropolitane, sui tram in questo periodo ha dell'eroico, però vogliono poter lavorare, è gente che chiede di poter lavorare tranquilla, senza rischiare di prendersi una bottigliata, una coltellata, una mattonata. Poi ci sono alcune stazioni, Sesto FS, Bonola, Loreto, Cadorna, Porta Venezia, che sono... Non sono da Expo, ecco, io rido quando vedo le auto blu che vanno a parlare di Expo a Palazzo Marino e poi quando vai a lavorare in metropolitana sai quando parti ma non sai se e quando torni, non è più accettabile. Secondo i dati in vostro possesso, rispetto alla giunta Moratti, la situazione è peggiorata per quanto riguarda la sicurezza del servizio? Non mi interessano polemiche politiche, né i lavoratori vogliono dare medagliette politiche a Tizio e Caio. I dati dicono che si lavora molto peggio, i dati dicono che ci sono troppi episodi di violenza e i dati dicono che mentre noi eravamo riusciti a portare i vigili urbani a controllare i mezzi pubblici, adesso questi vigili urbani non ci sono più e fanno altro. Quindi basta poco, è a costo zero, ripeto, stanno aumentando i biglietti, gli abbonamenti, aumentano tutto l'aumentabile e il servizio fa schifo, è mica possibile. Poi qualcuno in azienda si preoccupa dei treni colorati, però più che dei treni colorati penso che i viaggiatori e i lavoratori vogliono dei treni sicuri, poi li coloriamo, però prima li rendiamo un po' più sicuri. Aumentano anche quelli che non lo pagano proprio il biglietto? Basta parlare con qualunque lavoratore dipendente in metropolitana, ma con qualunque passeggero, per rendersi conto che ci sono migliaia e migliaia di persone ogni giorno che viaggiano a scrocco. E i lavoratori dell'ATM non possono farci niente, possono dirgli scusi, lei dovrebbe timbrare, al terzo schiaffo a uno passa la voglia di dirgli scusi, lei dovrebbe timbrare. Quindi anche qua, però siamo a Milano, non siamo a Calcutta e non siamo a Kabul, quindi sì, si dovrebbe lavorare e viaggiare in maniera tranquilla, così non è. O ci danno delle risposte velocemente o ci organizziamo insieme ai lavoratori e le risposte le daremo noi.